benvenuti in un nuovo video. Questo è un video make up per una propostina per le feste, per Natale. Sono un pochettino in ritardo, ma magari può dare uno spunticino per Capodanno. A me piace tantissimo. Vi proporrò tre tipi di rossetti di colori completamente differenti. Fatemi sapere poi quale preferite. Io spero che il video vi possa piacere, davvero. E lo dico alla fine del video, quindi non voglio ripetermi. Vi faccio i miei auguri e i miei saluti, e adesso vi lascio la realizzazione del trucco e spero che vi piaccia. Baciottissimi, buona visione! Ho già applicato lo scotch e ora stendo una base su tutta la parte promobile e anche sotto l'arcata. Mi aiuto con il pennello. Poi vado ad applicare questo bellissimo nero, troppo bello, questi sono i Kiko Infinity, questo nero sbrilluccicante. Lo vado ad applicare facendo la cubina e lo porto verso la piega, un po' più in alto della piega dell'occhio. Vado ad intensificare piano piano alla fine dell'occhio, pian piano intensifico portando anche verso l'interno dell'occhio. Applico poi il color oro su tutta la palpebra mobile e porto anche un po' verso la piega e anche verso la fine dell'occhio, tanto poi sfumo bene qua vicino al condotto lacrimale sulla piega, in modo da attenuare un pochino il nero, che poi tanto intensificherò ancora un po' di più verso la fine dell'occhio, quindi sulla coda. Sfumo pian piano e vado ad aggiungere e sfumare pian piano fino a quando non ottengo il risultato che voglio, quindi voglio un po' più sfumato qua verso l'interno dell'occhio e meno sfumato e un po' più intenso alla fine. Riapplico il color oro alla parte da mobile, un altro pochino. Poi con un pennello a penna vado a prendere questo color panna e lo vado ad applicare vicino al condotto lacrimale, sfumato anche verso l'alto e poi sotto l'arcata. Poi tolgo lo scotch, ecco qui per le bella linea, e vado ad applicare l'eyeliner. Faccio una bella coda, applico poi la matita nera all'attaccatura delle ciglia inferiori e anche nella rima interna, e vado poi a fissare e sfumare con un ombretto nero. Userò questo. Il mascara. Poi tutti i prodottini mi li scrivo sotto. Ad applicare il mascara sulle ciglia superiori e anche in quelle inferiori. E poi fisso le sopracciglia con il Mega Clear, la mascara trasparente. Sul viso vado ad applicare la BB Cream. Stendo con le mani e poi vado ad applicare il correttore dove sono un po' rossa, nella zona delle occhiaie, dai lati del naso, sopra il gruppo rosso bastardozzo, e lo stendo con un pennello. Ho anche corretto delle sbavature che avevo nella coda dell'occhio del trucco. Adesso vado ad applicare, scusate per la luce ma oggi è una giornata schifosissima, mamma mia. Ora vado ad applicare la cipria con un pennellone. Vado a fare un po' di contouring con la terra. Poi un po' di blush.
leggera perché è bello pigmentato, quindi vado pian piano. Prima proposta sulle labbra, un bel rosso. Seconda proposta, un bel viola, adoro, mi piace un casino. Questa qui. E l'ultimo colore che vi propongo è un nude. Io preferisco gli altri due, devo essere sincera. E questa è la mia propostina trucco. Io spero che vi piaccia, so che sono un po' in ritardo, ma magari per Capodanno può essere da spunto per qualcuno. Spero di sì. Fatemi sapere se vi piace, cosa ne pensate, lasciatemi un commentino, perché lo sapete, mi fa sempre tanto tanto piacere. Quale delle tre proposte rossetto preferite? E già che ci siamo, ne approfitto perché non credo di riuscire a fare un altro video prima dell'anno nuovo, insomma ne ho da caricare altri, ma li ho girati prima di questo, quindi ne approfitto per mandarvi un super baciottissimo mega gigante. E vi ringrazio tantissimo tutti per l'affetto e per la vicinanza. E grazie a tutte le persone che mi seguono con affetto e piacere, grazie di cuore, e vi auguro tanti 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 elevato infinito, e auguri di buone feste a voi e ai vostri cari, spero che le passerete bene, tranquilli e sereni, tanti auguri per un nuovo anno sempre migliore del precedente, che non guasta. Io dovrei anche riuscire tra stasera e domani a farmi le unghie, ma questo non c'entra niente, perché ho ancora queste da quasi 6 settimane, vabbè. Vi auguro tanti 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 auguri di buone feste, vi mando tanti super baciottissimi e vi lovo, ciao auguroni.